Corrado. Ok, oggi vi parleremo di un gioco di una trasmissione molto famosa, che è stata molto famosa nella fine degli anni, all'inizio degli anni 90 e alla fine degli anni 80. Pure un po' prima. Io me la ricordo quando ero proprio piccola, l'ho vista qualche Pure puntata, però forse quel, no, pure con io. Sì, Corrado. c'era Claudio Corrado e No, poi è Claudio stato Lippi. sostituito da Claudio Lippi. Adesso Marcello infatti Lippi, vi diremo un po' la storia. che Quindi allenava anche il la pranzo e nazionale. servito è stato ideato da Corrado, che se non lo conoscete è lui, Se non lo conosci, non sei nessuno. insieme a Jürgens. Quello di Avanti un altro. È andata in onda su Canale 5 dall'82 al 92, però dopo è stato passato su Rete 4 fino al 93. Dagli anni 90 però non l'ha presentato più Corrado, ma l'ha presentato Claudio Ma non Lippi. era Marcello Lippi. No, questo è un gioco dell'editrice Giochi, Campioni del mondo! più o meno di quegli anni, e da 8 anni in su ha dato già due o più Beh, si vede giocatori. pure il biscione di Canale 5. E allora, questo è appunto, nella trasmissione si sfidavano due giocatori e dovevano, diciamo, finire il proprio pranzo, quindi dall'antipasto al primo, al secondo, al formaggio, al dolce e così via. E io spero vivamente che la trasmissione non era come questo gioco, per questo gioco è, oddio, e non è proprio bellissimo. E allora, aprendo la scatola, se la vostra non puzza di muffa è già tanto, possiamo trovare la ruota, che era Freccia. presente anche nella trasmissione, c'è la freccia che dice il senso in cui deve girare, e ci sono anche dei jolly oltre alle varie portate, che sono questi fiori che sono naturalmente quelli che sono nel simbolo di Canale 5. La ruota è rotonda Per iniziare dovete lasciarlo su un jolly. e gira. Dopo ci sono veramente tantissime cose, c'è il regolamento, c'è un libricino per la prova pratica, ci sono tre palline da ping pong che serviranno per la prova pratica, però Hanno assunto un colore alquanto questa scatola indefinito. è molto scomoda, in quanto per prendere le cose non ci sono, vedete, dove si può mettere il dito, quindi per scastrare le carte è veramente arduo. Ecco, quindi ci sono queste carte, poi ci sono altre carte, ci sono le portate, le palline non le dobbiamo togliere. E adesso vi faremo vedere brevemente, proprio brevemente, come si gioca. Allora, sì, innanzitutto sulle istruzioni c'è scritto che uno dei partecipanti deve fare il presentatore, però può anche giocare. A ognuno si dà una tovaglietta e se si gioca in più di due, si può fare a squadre. E infine è Giustifica i mezzi. appunto mettere tutte e cinque le portate. La prima cosa da fare è scegliere le sei prove, mi pare, della prima parte del gioco. Per farle bisogna appunto separare queste carte e potevoletta e sceglierà una carta di ogni Ciao a colore. tutti, sono Vai! Non Antonella Elia. Vabbè, ci stava Antonella lì. io me la ricordo. Ciao a tutti, sono Paola Barale. Ok, uno nero. Ok. Quindi queste sono le prove che dovremmo affrontare. Vediamo, ogni concorrente che vince una prova può girare la ruota e appunto prendere una portata. Da quale prova cominciamo? Da quella nera. Dai. Allora, sparpagliate sul tavolo i 10 numeri coperti. Al via, il primo concorrente deve scoprire al primo colpo il numero 3. E il secondo concorrente, sempre al primo colpo, deve scoprire il numero 5. I due numeri vengono di volta in volta detti dal presentatore. I giocatori si regolano col quadratino sul tergo, perché dovete C'è sapere, quella sul il tergo, il tergo. retro, Sì, nomi arcaici. che le altre cose che ci sono, ci mancava qualche cosa, le ho riprodotto io, sono questi numeri, che dietro ognuno ha un quadratino. Più è grande il quadratino, più il numero è crescente. Quindi diciamo una prova un po' inutile. Beh, quindi che devo scegliere il Tu 3. il 3. Il 3 è Bene, non te questo. l'ho dato, non te, non ti Non ho dato tutti i quadratini. Ok, è possibile che quelle non è il. questo è un esempio di prova. Andiamo Da che avanti. numero cominciano? Da Dallo 0? 0, sì. Ah, è bello da sapere. Andiamo avanti. Ad esempio, un'altra carta dice: allineate sul tavolo 5 piastrine di diverso colore, fatele osservare i concorrenti per qualche secondo e poi copritele. Mescolate i numeri e mettete uno scoperto vicino a ciascuna piastrina. Poi, vabbè, praticamente bisogna ricordare la sequenza di colori. Infatti, ci sono anche queste piastrine, questi quadratini colorati di cartone, sempre. Andiamo avanti. Un'altra prova dice: mescolare le lettere alfabetiche, allineare le prime tre pescate. Questi ai giocatori devono fare delle frasi con
queste lettere, altre volte sempre delle cose comunque legate alle parole. Le lettere si trovano su questi cartoncini arancioni. Dopo mettete sul tavolo, poi ci sono sempre altri giochi relativi ai numeri, le lettere e tutte queste cose qua. Una volta finita la prima parte di gioco, i concorrenti potranno avere sulla loro plancia uno o più portate. Mm-hmm. Se ve ne escono due uguali le potete sovrapporre. E quindi si passa... Queste sono le calorie. Sì, sono le calorie. Si passa alla seconda parte del gioco. La ruota, come vi mostra Po, dieta. Si può anche uscire dieta, cioè in quel turno non vincete niente. Dopo la prima parte del gioco, in cui dovete fare le prove di queste sei carte, c'è la prova pratica. Come potete vedere, c'è una tabella con dei numeri e dei numeri. Dei numeri e ogni giocatore quindi lancia due volte il dado. È uscito 4 e poi... 2. Quindi deve fare l'esercizio numero 16. Si prende il libricino relativo alle prove e vediamo cos'è l'esercizio numero 16. Ma che davvero devi fare queste cose? Sì. Non so se... Allora, 13, 14, 16. Deve fare questo. Praticamente deve mettere le palline su un vassoio, seduto da per terra, e dopo si deve rialzare senza far cadere le palline. Anche in questo caso si vincono altri alimenti. Sono delle palline da ping pong che nemmeno rimbalzano, ne sono ben tre. Poi per fare questa prova, rimbalzare la gomma. Ci sono anche questi birillini, perché a volte lo dovete far passare in mezzo a due birilli. Mettete le palline sopra un vassoio e vi alzate con le palline. Ok, siamo arrivati alla prova finale. In questa prova finale si prende questo mazzo di carte, che sono praticamente dei cartellini gialli. E si mescolano e se ne prendono 6 a caso, 2, 3, 4, 5 e 6. Le materie della prova finale sono varie: astronomia, musica leggera, storia, sport e geografia. E allora, comincia Po, perché Po, spiego non lo sa. Allora, quelle varie. Comincio qualche cosa? No, allora devo prendere da questo mucchietto 5 lettere dell'alfabeto e le devo girare. Ok, queste sono le lettere, come potete vedere: R, Q, G, P P e V. Sì. Quindi il giocatore tira il dado e vediamo che cosa ti esce. 3. Allora devi dire: no, dominate. 3 bevande la cui iniziale sia compresa fra le 5 lettere pescate. Quante bevande? 3. Birra, vino e Pepsi. Non so come ha fatto a dire birra, perché qua la B non ci sta. R. Che cominciano. Rabarbaro. Va bene, diciamo forse che ha vinto. E alla fine, quando ognuno risponde, deve rispondere a 3 domande, se guadagna altri piatti. E la parte più bella del gioco è che, siccome se si sta in parità, si contano le calorie. Infatti sui gettoni, fai vedere, ci sono le calorie. Ah, sui gettoni ci sono le calorie. Sì, fai vedere. Come sono caldi, sono le calorie. Vince chi ha accumulato il minor numero di calorie. Se si è di nuovo in pari, si prende la bilancia dal bagno, perché deve stare forse al bagno la bilancia, e sarà proclamato vincitore il concorrente che pesa. E se ce l'ho in camera da letto? Non va bene, però, capito, quello che pesa di meno. E vabbè, allora è una fregatura. Tu non ti giocare proprio a questo gioco. È una fregatura, tu pesi 20 kg vestiti. Va bene, quindi ti abbiamo fatto ricordare i vecchi tempi. Alla prossima. Sei una vecchia. Ciao.